Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su Yo-Kai Watch 3. Ci sono ancora un paio di cosucce da fare prima di concludere il gioco che, ripeto ancora una volta, ormai è agli sgoccioli davvero e dopo questo video lo sarà ancora di più. La serie terminerà ufficialmente mercoledì prossimo, al 100%. Quindi, venerdì uscirà il video, che sarà poi un video in due parti, sui portali bizzarri. La prima parte sarà l'esplorazione del covo del genio e la seconda parte sarà la battaglia contro il genio. Ma perché sono qui nella base Blasters? A New Yo-Kai City soprattutto, sono nella base Blasters a New Yo-Kai City per questo bel motivo. Se noi scendiamo qui c'è Overnian S, però Overnian S non c'è sempre. Come si fa a prendere Overnian S? Beh, ci vuole un QR code, eccolo qua. Se scannerizzate questo QR code potrete anche voi venire qui alla base Blasters e combattere contro Overnian S. Quindi, facciamo anche questa. Il mio massimo è al massimo! Overnian, che si dice? Oh cielo, Overnian, stai mettendo un'aura alquanto impressionante! Sì, state a sentire. Stavo rando il massimo in una partita a Menko, che non era daba giapponese. E improvvisamente ho sentito un gran caldo. In un batter d'occhio ho raggiunto il rango S! Che? Voglio vedere quanto sono potente. Combatteresti con me? Però io ora mi chiedo, cos'è il Menko? Praticamente il Menko è un gioco di carte. Interessante, probabilmente lo faceva tanti anni fa con Nathaniel, ma... Ehi! Non ci andrò piano, quindi fammi vedere il tuo massimo più massimo! Il mio massimo più massimo? Ah, comunque sì, ho anche un team un po' diverso per questa battaglia, che sarà anche il team per la battaglia contro il genio finale, che non ho idea di come si chiami, sinceramente, e mi sta benissimo così. Ad ogni modo, non ho assolutamente i frutti proibiti. A lui piace il pesce, quindi vediamo un po' di pesce. C'ho la frutti proibiti? No. No, 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 dovrei avere il tonno scelto, se non sbaglio. Eccolo qua, che è quello più buono proprio per cercare di farsi amici uno yokai che, a cui piace il pesce ovviamente. Lui è un gatto, ovvio che piace il pesce, no? È uno che pensa che i gatti piacciono i topi. Ho messo in squadra uno yokai che mi ha dato un ragazzo durante uno scambio su Yo-Kai Watch 3, su una live. Io non lo volevo, però lui per forza mi ha detto: dai prendilo, ti voglio vedere questo yokai, e l'ha chiamato ti prego. Non ho idea del perché l'abbia chiamato ti prego. Non è che se tu chiami lo yokai ti prego io sono più propenso a prenderlo, perché non ho idea del fatto che si chiami ti prego. Però vabbè, l'ha voluto dare, io l'ho preso. Questo video sarebbe molto molto corto, quindi proprio ce la prendiamo comoda questa lotta. Aspettiamo tutto quanto il tempo, che poi Emma Kronos ha solo un turno di attesa, il che è molto utile per uno yokai del suo genere. Molto interessante. Inoltre, attesa infinita mi sembra che ti faccia aspettare 10 turni prima di poterti muovere sulla griglia. Quindi usato nel competitivo con altri yokai in combo che possono fare Energy Max sarebbe perfetto. Però il competitivo di Yo-Kai Watch è molto molto fatto male. Non per le persone che partecipano, ma per proprio è il gioco che è fatto male per il competitivo. Vinci chi riesce a fare l'Energy Max. E in questo Yo-Kai Watch è ancora più difficile riuscire a vincere, perché tu non sai se l'avversario sta preparando l'attacco, o meglio, lo vedi sulla griglia che diventa sempre più scura, diventa gialla, arancione e rossa, però l'avversario all'ultimo potrebbe baitarti, cancellare tutto, e tu, ora che ti sei già spostato, lui già sta caricando l'altro Energy Max. Insomma, è una fregatura. Secondo me, Yo-Kai Watch competitivo non è ai livelli minimamente di altri giochi. Hai davvero dato il massimo? Come ricompensa per avermi mostrato il tuo massimo, accetta questo! Due frammenti di pietra S infiniti. È un frammento di una pietra S. L'altro deve essere da qualche parte. Cercalo con tutto il tuo massimo.
Dopodiché fondi dal tempio della rattavia. Detto ciò, sono colpito dal tuo massimo. Andrea, prima o poi aiutami di nuovo ad allenarmi. Praticamente sì, si può reclutare solo tramite appunto lotta, combattendoci una volta al giorno. E io non ci sono riuscito perché non è frutti proibiti. Però qui non c'è più il posto dove c'erano i costumi di Usapion. Vabbè, fa nulla. Ad ogni modo, Cuge, questo piccolo video termina qui. Come ho detto appunto, venerdì ci sarà la prima parte del video in due parti della stanza del genio del portale bizzarri. Manca davvero davvero poco al completamento di questa serie. Cioè, non sarà un 100%, però ragazzi, io sono contento che di averla portata e sono soddisfatto così, dai. L'animato per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!